questa settimana. Mr. Wolf oggi, Mr. Wolf, quello che risolve tutti i problemi dell'Italia. Risolve i problemi. Il signor Raffaele Cantone. Che adesso è all'ANAC, l'anticorruzione. Sì. E quale altro nuovo compito da Mandrake gli è stato affibbiato? No. In questo caso stava facendo il suo lavoro. Qualcuno gli ha chiesto come dovevano essere considerati i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, quelli che ogni azienda paga in base al stipendio dei dipendenti per poi avere formazione. La formazione sappiamo tutti che è basilare per la competitività delle aziende e soprattutto la reimpiegabilità delle persone che vengono formate, e quindi è una cosa sulla quale c'è poco da scherzare. Il problema qual è? È che lui ha risposto in pratica: sì, è vero, i fondi sono privati, ma siccome sono sottoposti al controllo del ministero, praticamente sono pubblici, quindi tutte le cose che vengono fatte vanno appaltate. Cioè, non si capisce come questi fondi, spieghiamola a chi non lo sa, perché non fa l'imprenditore o non fa il sindacalista, questi fondi nascono su base contrattuale tra privati, cioè tra le imprese e i rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati. Sono gestiti esattamente in coerenza a questa logica, cioè non sono pubblici, no, non è la formazione pubblica regionale, non so se è chiaro, deve essere chiaro di cosa stiamo parlando a chi ci ascolta. E invece adesso, Renato, mi dici che proprio Cantone dice no, praticamente è uguale a quello dello Stato, quindi dovete fare quello che c'è giù. Gli appalti pubblici, il che ha portato che Fondi Impresa, che è quella che gestisce i fondi per le aziende, l'ho saputo perché ho il piano di formazione in fase di formazione in questi momenti, e si è autosospesa perché hanno detto se dobbiamo fare gli appalti pubblici non possiamo lavorare, quindi certo, non lavoriamo. Non solo, ma io vedo due problemi grossi. Il primo, se questi cominciano a dire sono soldi pubblici, sai che la manina è sempre un po' appiccicaticcia, quindi cominciano a dire entrano nell'affare dello Stato, ve li diamo poi con la finanziaria o legge di stabilità, come si chiama adesso, poi ne parliamo, comunque devono essere sotto il ministero, e quindi questo secondo me è il principale problema. Il secondo problema è che se tutti i soldi, anche di formazione privata, di qualsiasi cosa che viene sottoposta al controllo di un ministero, apre una strada, ragazzi, che qui, cioè, allora, qui, che la, qui la prima parlavate di scappare dall'Italia. No, hai ragione. Diciamocelo chiaro, la trasparenza qui non c'entra niente, qui è il pubblico che con la scusa della trasparenza avvoca a sé risorse che nascono concettualmente, contrattualmente, finanziariamente, organizzativamente fuori dal suo ambito, che così devono restare e per le quali bisogna battersi. Io mi auguro che Confindustria e Sole 24 Ore, oltre che a dedicare alla direttrice dell'Agenzia delle Entrate dei fondi, nei quali le si paragona addirittura a Gabriele Pescatore, ai grandi manager pubblici dei migliori tempi, trova il modo e le parole giuste perché i soldi e la formazione privata restino nelle tasche dei privati, e fosse anche Cantone con la sua legione di santi a venirci a dire che sono dello Stato, la risposta deve essere: giù le mani dalle nostre tasche! Ecco, questa io la vedo come una posizione equilibrata per un fondo del Sole 24 Ore. Come tu con una chitarra fai uno spettacolo da solo. No, non ci credo affatto. No, ma scusate, poi lo potremmo portare live. Però, ma ragazzi, ma guardate che è da tutte queste gocce che riempiono il vaso dell'espansione dello Stato dove non deve essere. No, ma è quello che mi preoccupa, infatti. Esatto. Uno Stato gassoso che occupa ogni spazio e dice: quello che fai tu te lo devo dire io come devi farlo. Anzi, fai così, dagli a direttamente. Dagli a me, spendo dagli io, a me, no? Dagli a me. Evidentemente. Tra le altre cose, da utilizzatore, vi dico che è una cosa che funziona molto bene, perché ha portato anche le aziende che facevano poca formazione comunque a fare dei corsi di formazione interni per i dipendenti. E niente da fare. E se noi dobbiamo aumentare la produttività e l'impiegabilità di delle persone che perdono il lavoro, non possiamo che partire di lì.
nel tenerle aggiornate. Allora guarda, te lo traduco, questa ispirazione è venuta dai centri dell'impiego ex provinciali delle regioni, che non sopportano i fondi bilaterali nella formazione, che sono 100 volte preferiti per queste ragioni che hai appena detto a quelli pubblici. E quindi, però vedremo, su questo ci impegniamo. Grazie a Renato, a tutti gli altri compari, a Mario, a Carlo Alberto. Scusate se ho gridacchiato anche stavolta, però ogni tanto bisogna dirlo. Non c'è Padre Pio che vi salva dallo Stato ladro. Ci siamo noi! Continuate con Radio 24. Fratelli d'Italia, gli